Buonasera, eccoci di nuovo in diretta con il nostro TG Sport. Si è conclusa la settima giornata di campionato. Andiamo a velocemente rivedere quelli che sono stati i risultati, soprattutto nei posticipi che si sono disputati ieri. Figurano le vittorie di Monza e Fiorentina, un pareggio invece per Torino-Hellas Verona. Diamo uno sguardo anche alla classifica che vede in testa le due milanesi. A quota 18 punti pari, Napoli subito sotto a 14, così come la Juventus e anche la Fiorentina che appunto ha trovato anche la vittoria, come dicevamo ieri. Atalanta 13, 11 Lecce, poi il Bologna 10, Frosinone insieme a Torino e Sassuolo e Monza quota 9, gli 8 i punti per la Roma, così come per il Genoa e il Verona, la Lazio quota 7, l'Udinese 4, Salernitana, Empoli a 3 invece. Cagliari, fanalino di coda con due soli punti in classifica. Parlavamo dell'Udinese, oggi seduta pomeridiana di allenamento che abbiamo seguito in diretta insieme al nostro Stefano Giovanpietro. Andiamo a sentire proprio quello che è il suo riassunto di quella che è stata la sessione di oggi. Settimana ristretta e molto di lavoro per l'Udinese di Andrea Sottil, che tornerà in campo già venerdì ad aprire l'ottavo turno di campionato al Castellani contro l'Empoli. Ma un martedì che comunque ha visto la squadra friulana ancora allenarsi spezzata in due gruppi: da un lato quelli che hanno giocato titolare la partita contro il Genoa, anche lo stesso Sandy Lovric che sarà squalificato per la trasferta empolese. Questi si sono allenati sul campo D del Bruseschi per comunque smaltire le scorie dell'intensa partita contro la formazione di Gilardino. Qualcuno è rimasto all'interno, insomma, a fare una seduta personalizzata di recupero. Con Sottil, che ha poi fatto lavorare invece tutti gli altri, tra cui Samardžić, Thauvin, possibili protagonisti anche della trasferta in terra toscana, che hanno svolto una fase di riscaldamento molto intensa perché c'è stata poi una sgambata che Sottil ha detto partita vera, non tanto sgambata quindi, contro una primavera guidata da Bubnic e arricchita da qualche elemento della prima squadra: Okoye, Kina, Pafundi e Ake, solo per citarne alcuni. Si sono provati a mettere in evidenza tutti, tra questi anche Cabasele, che spera di ritornare titolare contro la squadra di Andreazzoli, e poi ci sono i soliti ballottaggi, insomma, sulla sinistra con Zemura che prova a insidiare il posto di Camara, in mezzo al campo Pagero che vuole cercare di farsi comunque mettere lì al fianco di Samardžić, che sembra essere uno invece di quelli sicuri del posto. Da capire poi se si tornerà a schierare Wallace o se si proverà qualcosa di alternativo, anche se non ci sarà spazio a tanti esperimenti in una gara molto molto delicata come quella di Empoli. Da capire davanti invece dove Thauvin scalpita per tornare titolare insieme a Lucca, che ci si augura possa continuare nella sua striscia dopo aver trovato il primo gol in Serie A. Il ragazzo è molto motivato, all'orizzonte c'è anche la possibilità di essere convocato nella nazionale azzurra, visto che è tra i preconvocati di Spalletti, e chissà, magari un gol al Castellani potrebbe essergli utile anche in tal senso. Ieri il difensore dell'Udinese Cabasele è stato ospite di Udinese Tonight, si è raccontato, ha raccontato anche quella che è la sua condizione fisica, anche il suo rapporto con Sottil. Sentiamo. Intanto come stai? Prima ho detto che sei pronto a rientrare, è così? Sì, ci siamo. Sì, va bene. Ho fatto 3 o 4 allenamenti con la squadra, quindi sono disponibile a 100%. A te, per esempio, Sottil cosa chiede? Cosa hai trovato di diverso rispetto a quello che eri abituato a fare, per esempio, in Premier, in Inghilterra? Suo tipo di calcio non è tanto diverso dalla Premier League, perché lui chiede molto aggressività sul campo. Ci sono molto uomo contro uomo situazioni, quindi lui piace il tipo della Premier League. Dobbiamo essere forti nei contrasti. Sì, sul calcio è un tipo di gioco della Premier Ok, League. quindi non hai trovato grosse differenze, in sostanza è più o No, la meno. unica differenza è che lui chiede che dobbiamo giocare con la testa, dobbiamo soprattutto nel difesa,
pensare a quello che lui vuole sulla fase difensiva tatticamente. Parliamo anche di numeri adesso, perché sicuramente l'Udinese deve migliorare sotto tanti aspetti, però la squadra che segna meno in relazione alle occasioni che crea e che subisce di più in relazione alle occasioni che concede. Facciamo il punto insieme al servizio di Alessandro Sorza. Abbiamo parlato di paura nel raccontare la partita disputata dall'Udinese contro il Genoa. Un termine forte e quasi ossimorico, perché se si pensa ad una squadra obbligata a vincere, ci si aspetterebbe di vedere un gruppo di giocatori cattivi, determinati e concentrati nell'inseguire la tanto agognata prima vittoria stagionale. E invece così non è stato. L'equazione sopra riportata infatti non è infallibile, dipende praticamente soltanto dalla testa. Se la testa non va, le gambe non girano e nel calcio si sa, se hai paura di sbagliare, stai pur certo che sbaglierai. Vince chi ha più coraggio, si dice. Bene, tutto vero. C'è però anche da dire che un po' di frustrazione è normale, visto che l'Udinese, nonostante i tanti errori, non è nemmeno stata molto fortunata. Gara col Genoa, ovviamente, a parte. Tra infortuni e altre situazioni, nella testa dei calciatori c'è l'idea che al primo minimo errore si venga puniti, e questo rischia di creare un blocco difficile da superare. Anche perché l'Udinese comunque resta la settima squadra in Serie A che concede meno occasioni, ma in proporzione è la più perforata. Errori, certo, ma anche appunto un po' di sfortuna. Idem in attacco, le zebrette sono la terza squadra per tiri effettuati e anche qui la settima per occasioni create in tutto il campionato, eppure in proporzione sono la squadra che segna meno. Di sicuro gli attaccanti hanno le loro responsabilità, ma ridurre tutto a questo appare fin troppo banale. L'Udinese ha bisogno di ritrovare certezze, dalla fase difensiva alla lucidità nell'impostazione, dalla fase offensiva alla leadership in campo, fino ad arrivare alla serenità che deve trasmettere una figura chiave come il portiere. Tutti devono dare di più, compresa però la sorte, che bisogna sicuramente andarsene a cercare. Parliamo di basket, adesso ci stiamo avvicinando alla seconda giornata di regular season, mentre però Trieste deve ancora recuperare la prima, sarà sul parquet domani contro Orzi Nuovi. Facciamo però il punto anche sulla Più e su Cividale. Si sono finalmente aperte le danze del campionato di basket di A2 che si preannuncia davvero spettacolare. Trasferta difficile doveva essere, trasferta difficile è stata quella della prima APU Old Wild West di Vertemati in quel di Nardò. Questa volta però i bianconeri disinnescano la trappola, conducendo sempre bene il gioco, nonostante quel 9-0 di parziale iniziale per i pugliesi che non ha impedito a Monaldi e compagni di vincere. Anzi, anche di annullarlo subito quel parziale, con le triple di Alibegovic e i canestri ben costruiti dei vari da Ross e D'Elia. I friulani dimostrano di esserci, anche senza Clark fermato da problemi gastrointestinali, sospinti dalle triple micidiali di un Monaldi da 6 su 8 dall'arco in terra pugliese. Udine funziona nelle spaziature, nel trovare tiri in ritmo e soprattutto vince la partita annullando Russ Smith con scelte difensive anche estreme, pur di non mettere in ritmo il pericolosissimo USA di Nardò. Non tutto fila liscissimo, perché i padroni di casa la riaprono grazie a tanti falli evitabili nel finale, nel quale all'Old Wild West viene un pizzico di braccino. L'importante era comunque partire con una vittoria, in attesa del rientro di Clark e del ritorno in condizione di Gasparto. In attesa di Trieste, in campo mercoledì sera contro Orzi Nuovi, c'è da registrare il successo della Scaligera Basket Verona sul campo di Cividale nella gara inaugurale dell'Inter A2. Nel solito palagestecco festante, la squadra di coach Ramagli ha dovuto sudare per avere la meglio delle aquile, nonostante una partenza fortissima, trascinati però da un redivo da 25 punti finali, i gialloblu sono rimasti sempre lì, attaccati, grazie anche a un buon impatto dell'ex 100, Berti. Ancora non al massimo della condizione. Le fiammate dei Ducali, spinti dal caldo pubblico amico, hanno sempre messo in difficoltà la corazzata Verona, con la situazione sempre in sostanziale parità fino al 30esimo. Contrariamente a quanto accade di solito, la Web ha ceduto nell'ultimo quarto, con Murphy e Divo a fare la differenza e a unirsi all'ottimo rendimento dell'ex APU, Ethan Esposito. Finisce 66-72, ma ci sono ampi margini di miglioramento per una squadra, quella di Pillastrini, che non ha avuto il consueto apporto dei suoi top player Miani e Rota e che ha visto un Marangon praticamente sempre fuori per problema di falli. Oltre a un apporto di nuovi ancora non massimale. Domenica a Orzi Nuovi sarà test significativo, così come lo sarà l'esordio casalingo di Udine contro l'Assigeco Piacenza al Carnera.
Nella prossima gara in casa della PU Allwell West Udine verrà ritirata la maglia di Michele Antonutti. Andiamo a sentire proprio la dichiarazione del presidente Alessandro Pedone su questo. Carissimi amici dell'APU, domenica finalmente si gioca in casa, giochiamo in casa contro Piacenza, sarà una giornata importante perché è l'esordio del campionato. E vi invito tutti alla partita, vi invito tutti al Carnera, particolarmente per un fatto, perché domenica renderemo onore al nostro capitano Michele Antonutti, da quest'anno brand ambassador della squadra. Un uomo bandiera, un uomo che ha al proprio attivo 170 presenze in maglia APU, più 140 presenze in maglia Snaidero, più di 430 presenze in Serie A, 1500 punti segnati con la nostra maglia, quindi abbiamo ritenuto di dedicargli un tributo. Domenica ritireremo la maglia di Michele, per cui la maglia numero 9 resterà per sempre la maglia del nostro capitano Michele Antonutti. Vi aspettiamo tutti al Carnera e forza APU! Ieri vi abbiamo dato la notizia della medaglia di bronzo di Elena Cecchini che abbiamo ascoltato, si è raccontata e andiamo proprio a sentire che cosa ha detto in merito alle tante medaglie vinte. Ennesima medaglia conquistata da Elena Cecchini. La ciclista friulana 31enne appartenente al gruppo sportivo Fiamme Azzurre domenica 1 ottobre ha portato a casa un bronzo nella prima edizione degli europei di gravel bike, posizionandosi 3 secondi alle spalle delle due olandesi Fem Van Empel e Lorena Wiebes al termine di più di 100 km e 4 ore di crono sul tracciato belga di Oud-Everlee. Una medaglia che si aggiunge alle altre 22 vinte in 15 anni di carriera. È una bellissima medaglia, è stata combattuta. Anche agli europei su strada ero andata forte, così domenica ho iniziato la mia gara libera di testa, senza l'obbligo di fare risultato, ed è arrivato un bellissimo bronzo dopo una battaglia pazzesca, col coltello tra i denti. Questo è il commento di Elena al Messaggero Veneto. Il 9° bronzo europeo di un palmarès ricchissimo, che può vantare anche 4 ori e 5 argenti ai campionati europei, 2 argenti e 2 bronzi ai mondiali e 1 oro ai giochi del Mediterraneo. Dopo la vittoria di domenica, l'atleta udinese ha ricordato anche la sua prima medaglia conquistata con la nazionale, sempre in Belgio, nel 2009. Avevo 17 anni, erano gli europei juniores, fu una gioia immensa. Per me la maglia azzurra è la cosa più bella, la concorrenza è alta e quindi sono ancora più orgogliosa di farne parte. Il grande obiettivo ora è provare a conquistare i giochi di Parigi 2024. Intanto, domenica a Treviso, Elena proverà a replicarsi anche nei mondiali di gravel bike. Passiamo adesso ai motori, si è chiuso con un bilancio più che positivo la 46esima edizione della Cividale Castelmonte, la cronoscalata valevole per il trofeo italiano velocità montagna zona nord a coefficiente 1,5 per il trofeo nazionale autostorico e per il campionato nazionale austriaco e sloveno, nonché per il campionato del Friuli Venezia Giulia. 210 vetture in tutto, 146 moderne e 64 storiche che hanno regalato agli appassionati presenti lungo tutto il percorso un bellissimo spettacolo. A Cividale è arrivato e ha vinto tra le auto moderne Christian Merli, pluricampione europeo, che a Castelmonte ha centrato su Osella FA30 la sua 14esima vittoria stagionale. La presenza di un pilota del suo calibro ci ha onorato, ha detto a riguardo Alessandro Zamparuti della scuderia Red White. Tra le vetture storiche il miglior tempo l'ha firmato il portacolori di Red White e cividalese Doc Rino Muradone. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati come sempre in nostra compagnia, ritorniamo domani con il TG Sport alle 19 e prima nel pomeriggio alle 15 con Pomeriggio Calcio. Una buona serata a tutti.